La magliettina le copriva il bacino. Gli occhi erano chiusi. Il letto era disfatto e la piccola aveva i segni di una morte già avvenuta. Punta dei piedi e naso gialli, segni di necrosi. Mani annerite, annerimento della pelle vicino al pannolino che la piccola si è mangiata. Si era tolta il pannolino e l'aveva preso a morsi. Così il pubblico ministero Francesco De Tommasi, che ha guidato le indagini sul caso della madre di Milano, Alessia Pifferi, accusata di aver causato la morte per stenti della figlia Diana. Nell'ultima udienza del processo, durante la sua requisitoria, ha descritto il drammatico scenario in cui la piccola è stata trovata dai primi soccorritori. Nell'aula del tribunale è sceso un doloroso silenzio. Impossibile non riflettere sulle atroci sofferenze subite da Diana, abbandonata da sola in casa. Il PM, mentre parlava, è stato visibilmente commosso, così come la sorella dell'imputata, Viviana Pifferi. La requisitoria di Francesco De Tommasi è durata 5 ore ed è stata estremamente incisiva. Il PM ha messo sotto pressione la giuria. Lo scopo di Alessia Pifferi è eludere le conseguenze delle sue azioni di cui è perfettamente consapevole. Allora il suo scopo era di stare con il compagno. Non c'è disperazione, né angoscia profonda, né malore fisico. C'è solo la preoccupazione di scrollarsi di dosso le proprie responsabilità. E ha quindi richiesto che la donna avesse la massima pena, l'ergastolo. Ha esortato i giudici ad essere severi, esibendo i documenti della perizia psichiatrica. Vi verrà chiesto di essere clementi, di considerare tutte le circostanze. Io vi chiedo di considerare questa presa in giro. Il medico legale, Elvezio Pirfo, ha attestato che la donna è pienamente capace di intendere e di volere. L'avvocatessa difensore, Alessia Pontenani, ha richiesto un'ulteriore valutazione psichiatrica che è stata successivamente respinta, continuando a sostenere l'ipotesi di un grave ritardo mentale. Il pubblico ministero ha anche sottolineato la necessità di non concedere alcuna attenuante. Non merita attenuanti generiche, perché non c'è stato pentimento. Ha sempre mentito recitando una parte con arroganza. Lo ha fatto anche oggi, anziché rivolgersi alle persone che sono chiamate a decidere, si è rivolta a tutti gli italiani, probabilmente tradendo il suo desiderio più recondito, quello di essere una diva al centro dell'attenzione, come dice di non essere stata da bambina. E oggi, suo malgrado, ci è riuscita. Francesco De Tommasi faceva riferimento alla testimonianza resa da Alessia Pifferi in aula poche ore prima della sua requisitoria. Si trattava di un lungo intervento, nel quale la donna aveva cercato di commuovere non solo i giudici, ma tutti i presenti. Ecco cosa ha detto. «Non ho mai voluto far del male a mia figlia. Non l'ho mai ammazzata, non ci ho mai pensato. Non ho mai voluto farlo. Non ho mai pensato che a Diana poteva succedere una cosa del genere. Non è stata una cosa premeditata. Voglio ribadire a tutta Italia che non ho mai premeditato una cosa del genere. Non ho mai voluto farle del male. Sto già pagando il mio ergastolo avendo perso la mia bambina». Con quel riferimento agli italiani, che ha mandato su tutte le furie l'accusa, Alessia Pifferi ha cercato di convincere tutti della veridicità delle sue dichiarazioni. Ha narrato la sua vita, partendo dall'infanzia in cui si sentiva sempre isolata, senza amici e con l'insegnante di sostegno. Questo dettaglio, però, è stato negato fermamente dalla madre e dalla sorella. Poi ha parlato del padre, descrivendolo come una persona dal carattere violento che spesso picchiava sua madre. Ha detto: «Io assistevo a queste sceneggiate e ho subito anche un abuso sessuale verso i 10 anni, ma non l'ho mai detto alla mia famiglia perché temevo di non essere creduta». Poiché la veridicità di questo abuso è controversa, aveva anche menzionato il nome della persona che avrebbe abusato di lei. Poi aveva criticato la sua famiglia, sottolineando che non l'aveva mai sostenuta. Ecco alcuni estratti della sua lunga testimonianza. «Mi hanno tolto da scuola mentre frequentavo un corso di operatrice sanitaria, perché dovevo accudire mia madre che stava male. Io vivevo con pochissimi soldi. Tutti gli uomini che ho avuto mi prendevano in giro e giocavano con me. I miei familiari sapevano delle mie problematiche e se fossero intervenuti non ci troveremmo in questa situazione.
Quindi ha parlato della sua vita attuale. La sua situazione in carcere è complicata perché le altre detenute non vogliono stare con lei. Ora mi trovo in una situazione umiliante, delicata, e mi trovo sempre chiusa in cella e non mi fanno fare niente. E questa cosa mi manda in depressione. Non c'è giorno o minuto che io non penso a Diana. Per quanto riguarda la piccola, l'ha definita il regalo più bello della sua vita, anche se ha ribadito di non essere stata consapevole della gravidanza. Quando è nata, l'ho accettata. Non ho mai voluto far del male a mia figlia. Non l'ho mai ammazzata, non ci ho mai pensato, non ho mai voluto farlo. Non ho mai pensato che a Diana poteva succedere una cosa del genere. Non è stata una cosa premeditata. La requisitoria del pubblico ministero è iniziata subito dopo la testimonianza di Alessia Pifferi. Tornando alle parole di Francesco De Tommasi, per confutare l'idea che questa madre non avesse intenzione di uccidere sua figlia, il giudice ha richiamato tutte le bugie raccontate dalla 38enne. Ha evidenziato le menzogne dette al suo compagno per celare il suo comportamento prima e dopo la morte di Diana, così come quelle riferite alla vicina di casa al momento in cui trovò la figlia morta. La Pifferi sostenne che Diana fosse stata lasciata con una babysitter, la quale era misteriosamente sparita. Ecco le parole del PM. Oggi ci è venuta a dire che non è un'assassina, ma allora perché ha voluto sempre giustificare con tutti che la bimba non era sola in casa? Sapeva benissimo che era una cosa che non si fa. Lo sa anche un bambino che ha un comportamento gravissimo. Alessia Pifferi ha sempre saputo mentire per offrire la giusta versione, altro che incapacità di intendere e volere. La prossima udienza è fissata per il 13 maggio. Saranno ascoltati gli interventi dell'avvocato della parte civile e della difesa dell'imputata prima che venga pronunciata la sentenza. Resta da vedere se prevarrà la linea del pubblico ministero o se le parole di Alessia Pifferi hanno lasciato un'impronta nei cuori e nelle menti dei magistrati.